Dietro la rabbia, cosa c'è? Cosa copre? La paura. È identificata nella posizione percettiva, per cui la conseguenza naturale è far vedere la luce rossa della rabbia. Ma basta guardare un po' più là nel cruscotto della macchina tua e vedrai che c'è un'altra lucina gialla, che ne so, o blu, che si accende, molto più flebile, non la vedi, ma quella è la paura. E se vai a guardare da un'altra parte, vedrai che c'è una ancora più sottile, magari grigetta, così sbiadita, che è la tristezza, malinconia. Ce le hai tutte e tre, perché sono tre punti di vista, sono tre identificazioni parziali. Quindi quando tu ti identifichi in una tua parte, hai già compiuto un errore della mente. Stamattina vi ho detto, la nostra sofferenza dipende tutta e soltanto da una cosa, ce lo dice Eschilo, dall'errore della mente. Se tu ti identifichi in un tuo pezzettino, la conseguenza è la sofferenza. Perché? Perché non è vero, perché stai in errore. Capite? È proprio un errore. Allora o capiamo cos'è questa identità, oppure continueremo ad avere sempre identificazioni parziali che come tali sono vere da quel punto di vista lì, ci daranno una verità. Quindi se io parlo con la parte di 12 anni arrabbiata, che posso dirgli? Mia cara, tu hai perfettamente ragione. Dal tuo punto di vista, con cui osservi il mondo, nel quale sei identificata, hai perfettamente ragione. Bravo, complimenti. Bene. Peccato che però ce n'è un'altra che si identifica in un'altra cosa, nella paura. E anche quella, dal suo punto di vista, quella parte, ha perfettamente ragione. Tutte hanno ragione, dal loro piccolo punto di vista hanno ragione. Capisco che c'è irritazione, lo capisco, perché? Perché io all'epoca, l'io un po' più grande, ha preso la decisione di comprimerti, non farti esprimere fuori. Quindi non c'è la rabbia e basta, c'è quella parte che comprime la rabbia, in cui ti identificavi. Quindi avevi un'identificazione piccola qui e un'identificazione in una parte che, calcolando, dice meglio che trattengo la rabbia. Ok? Quando poi diventi ancora più grande, ti dimentichi di tutta questa cosa, l'unica cosa che sai è che ti viene irritazione con i tuoi figli, e a volte manco sai quello, la agisce e basta. Però tu sei un genitore. Il bambino piccolo, più piccolo, si affida a te, perché sei più grande. Quindi ha la presunzione che tu ti conosca, che sei autentico, e invece non è vero. Quindi lui cosa fa? Si prende una carica di rabbia che non capisce. Potrà dire mio padre è arrabbiato, ma perché? Allora può avere, dipende da cosa gli è successo prima, potrà dirsi perché io non valgo, e si comprime e sviluppa una parte più depressiva, si identifica nella parte depressiva. Oppure può dirsi no, ha torto lui, quindi dentro sente risentimento, poi arriva magari subito la vocina che dice no, aspetta, non puoi metterti in contrasto perché sennò poi te la fa pagare. E allora viene subito la maschera e dice no, no, calma, 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 e gli fa dimenticare la rabbia, magari fa così e trattiene e ti imita, fa lo stesso identico processo. Dopo, quando avrà dei figli anche lui, riprodurrà la stessa cosa. Allora, pian pianino, quando cresciamo, le nostre identificazioni si spostano dalle parti più piccole alle parti più grandi, via via più adulte. Il problema è
che non è che non c'è ancora identificazione là, c'è, ma ce la siamo dimenticata. Quindi noi ci siamo dimenticati la nostra storia, ci siamo dimenticati dei bambini piccolissimi, dei preadolescenti, degli adolescenti, diverse età, ciascuno con la sua identificazione parziale, col suo modo di vedere, che sono molto diversi da come oggi pensiamo. Il mio inconscio è abitato da parti che la pensano in tutt'altro modo e che si rivelano di solito nei sogni. Siccome però i nostri sogni non li sappiamo interpretare, non ci diamo nessun, oppure interpretiamo in modo non corretto, non ne usciamo fuori. Queste parti si rivelano nel mondo dei sogni, è ovvio che si rivelano, in modi però simbolici, difficili da decriptare, perché il mondo dei sogni non funziona come il mondo della veglia, funziona simbolicamente, in modo estremamente intelligente, in modo estremamente intelligente. Un'intelligenza che può paragonarsi a quella dei più grandi filosofi. Per esempio gli strutturalisti francesi, di voi conoscerete, no? Althusser, gente così, no? Sono convinti che noi esseri umani siamo condizionati da strutture, per cui in realtà noi non decidiamo un granché. Quindi siamo condizionati proprio da strutture che sono simili, quelle della società e quelle nostre sono simili. Quindi per esempio Foucault dice che certo è facile vedere il potere fuori, quello lì lo vedono tutti, è più difficile vedere le microstrutture di potere che esercitiamo nella vita quotidiana con i nostri figli, con i nostri parenti, con gli amici, strutture, microstrutture di potere. Sono sempre parenti delle macrostrutture di potere militare, economico, finanziario, solo che sono fatte un pochino, la struttura è la stessa, si riempie di contenuti diversi. In superficie è diversa, la struttura, cioè il rapporto, le relazioni interne, sono uguali. Ora comprendiamo perché è così importante conoscere se stessi. E l'oracolo di Delfi diceva, quando conoscerai te stesso e Dio. Ah, ammazzali. Ecco perché panica e dice solo Dio può perdonare. Perché solo chi è in grado di disidentificarsi da questo, da questo, da questo, da questo, da quello, da quello, da quello, da quello, per assumere un'identificazione che riguarda il tutto, l'insieme della vita sulla terra, cioè soltanto colui che va verso la visione di Dio può perdonare. E questo è alla nostra portata, per questo che l'uomo è una promessa. L'uomo ha inventato Dio, in questo senso, però è un po' difficile raggiungerlo. Poi nelle religioni autoritarie Dio è diventato un pretesto per opprimere gli altri, per cui ormai una buona parte delle persone è allergica alla parola Dio, perché Dio uguale prevaricazione. Modo per cui io ti posso punire. Però l'originale, che cos'è? Noi vediamo fuori quello che siamo dentro, in potenza noi abbiamo questa possibilità. Quindi noi abbiamo questa possibilità di disidentificazione progressiva fino a giungere a un punto di identificazione sempre più ampio. E quando siamo lì, ecco che allora davvero compaiono le qualità dell'essere. Prima sono solo dei frammentini di qualità che escono, subito dopo negate, escono fuori, subito dopo. Quando via via questo punto di identificazione si sposta e va lì, e si stabilizza a sufficienza, ecco allora possiamo dire che si generano naturalmente dentro di noi le qualità dell'essere. Perché noi siamo quello. È possibile, sì, è possibile, ma non è affatto detto. È un processo, è un lungo lavoro, è un impegno ed è tremendamente difficile
quando il contesto è dismorfico, come quello di oggi, dove quasi tutto contrasta con quest'idea. Noi abbiamo messo al posto di Dio, cioè questa identificazione sul tutto, ci abbiamo messo la scienza.